appena ho letto la sceneggiatura, se parli del mio personaggio, ho subito capito, ma ti dico ancora forse prima, al provino, la funzione del mio personaggio all'interno del film. È un film dove ogni personaggio ha una funzione ben precisa, e non c'è tanta correlazione tra i personaggi, a parte in alcuni casi. Nel mio caso, io ho subito trovato all'interno della sceneggiatura proprio questa paura, questo terrore del mio personaggio di perdere tutto quello che ha capitalizzato, compreso che ha costruito, compreso la fiducia nei confronti del partner, di questo fratello barra compagno di crime, no? Di avventure criminose. E quindi con l'arrivo appunto di Robert McCall, si trova a vedere precipitare un po' tutta la sua piramide, no? Il suo regno, e poi che lo porterà appunto questo a compiere delle azioni che lo porteranno alla rovina dell'impero dei 40. Una cosa che ho detto, che ho chiesto, di cui ho parlato anche con Eugenio, è interessante capire se comunque hai avvertito una qualche forma, definiamola di pressione se vogliamo, avendo questa grande produzione alle spalle, e se sì anche un po' come si è manifestata No, nella. sai perché no? Sai perché no? Perché io ho fatto e ho scelto di fare questo lavoro per raccontare delle storie. Questa è la grande verità per cui ho fatto questo mestiere. E quindi laddove, cioè, allora, ti dico, ovviamente appena la prima volta che ho visto Denzel, sono rimasto così, l'ho guardato per ore, la camera mi guarda e mi dice, chiudi la bocca. Quindi sicuramente c'è stata questo tipo di emozione, ma laddove poi eravamo sul set, quando ci siamo trovati sul set, ero Marco 40 che cercava di raccontare quello che si era prefissato, come lui e Robert McCall che cercava di raccontare il suo percorso. Quindi no, io l'ho preso, sai, il lavoro è lo stesso, il budget è diverso sicuramente, quindi c'è molto più tempo per lavorare, e questo è solo più facile, rende tutto più facile, e soprattutto lavorare con un attore di quel calibro è molto più semplice. È molto più semplice perché non solo trova spazio il suo personaggio, ma appunto, cioè, lavorando lui crea dei ganci, delle opportunità per il tuo di capire delle cose all'interno della scena. È stata di una facilità incredibile. E poi più è alto il budget, in questo caso, più ciak si fanno, più tempo si ha. Quindi è stata veramente una fortuna. E non ho mai sentito, dico la verità, mai sentita la pressione di alcuna, ma neanche, sai, del grande pubblico. Di Equalizer, dei fan in tutto il mondo. Io questo non ci penso. Per me, una volta che il film è finito. Poi entro, divento uno spettatore, anche se è sempre molto difficile vederlo, poi vedere un proprio film da spettatore, solo da spettatore. Però poi, una volta che ho finito il film, l'ultimo giorno l'ultimo Chuck, il 9 dicembre in questo caso, è stato poi, insomma, per me un concludersi del tutto, no? Interessante quello che dici, perché c'è una correlazione su quello che dici tra il budget, e magari con dei budget a cui non siamo abituati nel mercato italiano, che comunque facilita il lavoro, non lo rende necessariamente migliore, però tu dici facilita un attore il lavoro. Il lavoro è lo stesso, il lavoro è esattamente lo stesso, non cambia niente, assolutamente niente. Ci sono i fonici, ci sono i reparti, i ciak sono quelli, la modalità dici azione, poi parti, prendi 1001, 1002, il lavoro è quello. Cambia il budget, come si dice, il tempo è denaro, insomma, quindi sia più denaro, sia più tempo, banalmente, però è così. Io mi sono trovato, guarda, ma mai una volta in balia delle onde nel fare il mestiere. Anzi, ti dirò di più, è stata proprio una vera e propria scuola di cinema. Mi sono trovato una cosa abbastanza inusuale. Mi trovavo Antoine, quel meraviglioso regista che è Antoine Fuqua, che a qualche ciak ci chiamava, i miei colleghi, diceva questo mi piace, dietro monitor, e ci diceva questo mi piace, lo teniamo, questo possiamo fare questa cosa qua, qui puoi cercare di raccontare quest'altra cosa qua. E quindi sì, no, è stato più semplice, devo dire. I set cambiano ed è giusto che sia così, ci sono set, ci sono esigenze produttive, esecutive differenti, ci sono storie differenti da raccontare, però sì, se parliamo proprio esatto all'esecutivo dei fatti, delle cose, ti dico è stato molto semplice. E invece, tornando un attimo in chiusura al ruolo, se ci vuoi dire qualcosa su come anche l'hai costruito o preparato, sia prima che durante le riprese. Eh sì, l'ho detto, io sono partito parto sempre da un concetto come in The Good Mothers, come il progetto che è uscito prima, sono partito dall'idea di trovarmi in bilico tra l'amore di Denis Cosco e quest'altro. In questo caso sono partito da una paura di perdere tutto quello che avevo costruito. Vincent 40 si affida a me per gestire gli affari della costa.
gli affari mafiosi della costa. E quindi, insomma, io ho creato un qualcosa di importante negli anni, nel tempo, anche in tempi non sospetti. E quindi vedere sgretolare tutto questo con l'arrivo di uno sconosciuto, di Robert McCall, di una persona che non si conosce in quel mondo, insomma, ha generato in me, nel personaggio, una sorta veramente di paura, di terrore, che poi mi ha portato a fare delle imprudenze, insomma, delle cose che mi hanno portato appunto poi alla fine. In un'estate in cui il cinema italiano sembra essersi rilanciato, no? Questo film che arriva un po' in chiusura d'estate in realtà, però come si piazza, come arriva sul mercato italiano? Secondo te, questa è una domanda che faccio ad Andrea, non tanto all'attore, ma alla Guarda, persona io proprio. non ne ho, ma non tanto per la domanda, è molto giusta e legittima. Io sai che non mi chiedo mai come si può piazzare un film, perché poi le aspettative ti fregano sempre, almeno nel mio caso. A me Andrea Dodero da sempre le aspettative mi fregano, quindi boh, chi lo sa, cerco di vivermi tutto con estrema sorpresa, chissà se andrà bene, che andrà peggio, se venderà bene in Italia, in Asia, in Oceania, questo non ne ho idea. Cioè, io veramente, guarda, non te lo dico di circostanza, eh. Io racconto storie e laddove poi finisce il mio film è finito. Poi chissà, beh, ma, cioè, no, non ti nego che mi piacerebbe che andasse bene anche, soprattutto in questo paese, nell'Italia, nel mio paese, però chi lo sa. Grazie Andrea, io Grazie ti tolgo il disturbo, grazie mille. mille. Non mi disturbi, è una bellissima intervista, ti ringrazio. Buona Grazie giornata, ciao. a te. 9 secondi. Thank you.